Via libera maggioranza al nuovo regolamento del Consiglio regionale, tempi di intervento ridotti in aula, ma anche la pubblicazione dei verbali dei lavori delle commissioni, come previsto da un emendamento dei 5 Stelle illustrato da Greco, e la possibilità, non più solo in via straordinaria, di svolgere lavori a distanza, voluta dal presidente dell'Assise Pallante, proposta insieme al governatore Roberti. A margine della seduta, il punto del capo dell'esecutivo sulla sanità, dopo la nomina dei nuovi direttori sanitario e amministrativo dell'ASREM. L'abbattimento delle liste d'attesa, la riorganizzazione dei nostri ospedali e soprattutto riuscire a far sì che ci sia la possibilità di ottenere nuovo personale e quindi metterci qui di buona lena a fare i bandi perché così riusciamo a superare tutte quelle criticità nei vari reparti dove sono carenti di figure mediche ed infermieristiche e tutti quelli che sono gli operatori sanitari del settore. Servono comunque più fondi da Roma, ribadisce il governatore. Come nel caso di altri servizi essenziali, in regioni come il Molise, la gestione della sanità ha costi non parametrabili solo al numero degli abitanti. Di questo Roberti ha discusso anche col ministro dell'Economia Giorgetti. Abbiamo dimostrato a Giorgetti che una regione come la nostra ha bisogno di ulteriori somme legate ai trasporti e così questo stesso discorso vale per il sistema sanitario dove in qualche maniera collegata al numero di abitanti abbiamo difficoltà da questo fondo di poter coprire tutte quelle che sono le esigenze sanitarie di una regione piccola come il Molise.